siamo al Salone Nautico di Cannes e siamo a bordo di un Beneteau First 44. È una delle premiere di quest'anno al Salone Nautico di Cannes. Sì, Beneteau presenta quest'anno due barche in anteprima mondiale assoluta, il First 44 in cui siamo a bordo e il nuovo Oceanic Yacht 60, che è l'ammiraglia per quello che riguarda la vela del cantiere. Ci puoi raccontare qualcosa rispetto alle caratteristiche di questa imbarcazione? Beh, parlando del First 44, noi siamo molto contenti che sia arrivata una barca che va a completare la gamma dei First insieme al 36, che è comunque una barca appena presentata e che riprende la tradizione di Beneteau First, che ha segnato un po' la storia delle barche da crociera regata. E il 44 è sicuramente una barca nel versante più regata a crociera che il contrario, nel senso che è una barca pensata con un rapporto superficie velica peso che la posiziona in un segmento di mercato che pensiamo possa essere molto di soddisfazione e competitivo. Quindi si può dire un po' un ritorno alla tradizione? Un ritorno a barche che coniugano l'abitabilità interna ma soprattutto delle buone prestazioni a vela. Invece voi come dealer in questo periodo qui a Cannes come vi state trovando? Com'è la situazione quest'anno? Ma la situazione, forse ormai i vostri ascoltatori lo sapranno, è quella di una certa difficoltà nell'avere la fornitura di barche, c'è un tempi di attesa con diversi cantieri. Noi ci siamo mossi già da qualche anno, oltre che nella vela, anche nel motore, e quest'anno a Cannes presentiamo, è il primo anno in cui siamo presenti come concessionari di Sessa Marine e di questo siamo molto contenti.